Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Io sono Blink46 e sono sempre in compagnia, purtroppo, di questi due. Perché purtroppo al terzo video già? Ci vediamo in ostaggio. Al terzo video. Allora, nel video di oggi andremo a montare, Dio santissimo, il core... Aiuto! Il core P5 della Thermaltake. Appunto, come ho appena detto, va assemblato. Non è un case come tutti gli altri che basta aprire la scatola, inserire i componenti ed è finita lì. Direi di tirarlo fuori in qualche modo. Come si vede già dalla scatola, tra l'altro è spezzettato in mille pezzi. Ed è anche enorme. E questa parte... No, questa parte qua io la terrei per ultima, visto che è il pannello, sì. Allora, questo lo mettiamo da parte, non mi fiderò mai di darlo a Dimo, diamolo al motherboard killer. Ok? E iniziamo a vedere che cosa c'è in questo case. Stiamo per essere sverginatai da questo dal fatto case. Che è enorme e pesante. Oddio! Oh. Poi ti voglio vedere a posizionarlo in camera. In camera? Quella o camera mia? Camera tua. Quanta roba c'è ancora qua dentro? Vabbè, tutto da assemblare. Ecco, qua c'è tutti i cavi e tutti gli attacchi. Qua dietro abbiamo la base, credo. Sì. E qua tutte le minuterie. Le minuterie che sono quelle un po' più piccole delle orerie. Cosa c'è qua dentro? Le due. No, vi prego. Puttana bestia! Se ci fosse una bilancia qui, cazzo... Saranno almeno 3 kg. Almeno 3 kg. Piedoni? Probabilmente questo case è più montato di quanto ci aspettassimo. Almeno io mi aspettassi. In realtà era molto modesto e poi vabbè. Sono le quattro barre e tutto il resto è già montato. Quelle però per probabilmente montare... nella parte posteriore io devi togliere. C'è da montare con l'altro. Allora facciamo così. Qua esce. Qua via. Siamo riusciti? Ok, qua dentro è ancora strapieno di roba. Niente, stavo scherzando, raga. Vi ho detto che avevamo... non era da montare. In realtà è da montare, avevamo già detto, però... Questo è il filtro antipolvere magnetico che ci permetterà di evitare di avere quintali di polvere dentro il case. Che in realtà è una cavolata perché il case è totalmente aperto, quindi i quintali di polvere entreranno. No, dentro la parte posteriore, non dove ci sono i componenti. Sì, dovrebbe esserci addirittura anche la qua. Prolunga per il PCI Express. Un carrellino. O è qua dentro? Ci sono. Eccola qua. I per l'SSD. Allora, con questa cosa, noi non andremo a utilizzarla in questo video, fai vedere per bene. Questo piccolo componente non andremo a utilizzarlo in questo video, è una prolunga PCI Express, non andrò nemmeno ad aprirlo, perché in questo case è possibile montare anche le schede video in verticale, diciamo, quindi proprio per farle vedere... Perché? Perché si può montare a muro, quindi potete veramente mettere la scheda video appena sotto la scheda madre e farla vedere come se fosse tutto esposto. Esatto. Dobbiamo girare il case adesso, quindi possiamo fare un po' più di spazio. Grande! No, allora, va messa in questo modo. Allora, questo serve perché l'abbiamo appena spiegato in realtà. Se noi volessimo montare le schede video in verticale, ovviamente non potremo utilizzare questo tray per le schede video, ma dovremo utilizzare questo in questo modo e questo pezzo andrebbe così, in modo che la scheda video andrebbe andrebbe in verticale piuttosto che in orizzontale come nei case comuni. Mettiamo due viti qui. Okay. Quello che non serviva. Quello che non serviva. E anche questo però dobbiamo mettere, assolutamente. Molte porte. Esatto. Così. Carino, molto carino. Anche proprio come qualità di costruzione mi piace veramente, sì, tanto. Questa, questa. Vai. Dimmi come. Oh, sti cazzi. Qua, vai, così. Esattamente così. Oh. La struttura di base è questa. La struttura di base è questa. Noi adesso non andremo a rimontare la parte posteriore perché poi ovviamente dovremo andare a montare i componenti, far passare i cavi, eccetera, eccetera. Non abbiamo fatto vedere gli input e gli output di questa di questo case test bench molto particolare, molto carino. Abbiamo tasto accensione, abbiamo due porte USB 3, due porte USB 2, jack
per cuffie, jack per microfono e il tasto di reset. Molto semplice, non c'è molto altro da dire. Cosa che normalmente sulle bench test non trovate, perché chiaramente il pannello input-output lo trovate sui case tendenzialmente, infatti questo è un case. Ok, è un case a parte. È un case a parte! Come potete vedere qui davanti a noi abbiamo la nostra bella scheda madre che abbiamo già testato con il processore installato. Abbiamo anche due banchi di RAM da 32 GB in totale. Ok, andremo a montare il water block sul processore, ovviamente della Thermaltake. Ci dice, nonostante i nostri test di sicurezza eccetera, vi consigliamo di testare questi componenti al di fuori del loop, al di fuori dell'installazione, del montaggio di questo PC, per evitare che ci possano essere delle perdite. In questo caso noi non possiamo farlo per tempo, non possiamo farlo per cose, quindi... Ma soprattutto per tempo. Soprattutto per tempo. Andremo a montare sia il water block per il processore che l'SSD NVMe. Vogliamo spiegarvi per bene che cosa fare e a che cosa fare attenzione quando si va ad effettuare questo tipo di installazione. Allora, per prima cosa vi facciamo vedere il water block, che è veramente carino, e nella parte inferiore c'è la protezione di plastica che va rimossa. Va tolta esattamente prima di andare ad applicare il water block sulla scheda madre. Non toglietelo prima, non toglietelo dopo, non lasciatelo su. Beh, se lo lasciate su potreste vedere fuochi d'artificio sulla scheda madre. Interessante, sicuramente sì. Bene non fa. Oh! Pacchettiamo la bella piastra da mettere sulla parte leggendaria. Che noi ovviamente abbiamo già visto, già esaminato con tutti, esatto, i bucherellini, capito come metterla eccetera eccetera, ma questo non lo vedete in questo video perché noi siamo troppo pro per farvelo vedere in questo video. Per montarla non dobbiamo semplicemente andare a appoggiarla nella parte posteriore, ma dobbiamo prima mettere le viti. Ovviamente. Ovviamente dovete utilizzare i fori per il vostro socket. Non c'è niente di difficile, basta inserire queste viti attraverso il buco in mezzo, che non riesco a prendere. Tanto okay. Poi lo potrete spostare come volete. Sì, poi. Eventualmente se doveste sbagliare il foro potete tranquillamente rimuovere le viti e poi andare a rimetterle. Vediamo se abbiamo imbroccato la dimensione giusta, mi sembra di sì, però manca l'ultimo. Ok. Olè! L'abbiamo inserito completamente la piastra per la scheda madre. E ovviamente questa piastra di metallo che servirà di sostegno al nostro water block. Giriamolo senza farlo uscire e dobbiamo andare adesso a mettere questi gommini, queste guarnizioni che ci permetteranno di... Fanno da spessore. Di fare da spessore, esatto. E soprattutto, oltre a fare da spessore, non andranno a far toccare questi, diciamo, distanziali che sono di metallo alla scheda madre. E poi andiamo a mettere il distanziale. Qui basta avvitare, in questo caso adesso girerà malissimo il coso sotto, no, invece no. Perfetto. Vi consiglio di non stringere tramite pinze, beccanelle o quello che volete. Vi consiglio di stringere a mano per evitare di avere troppa pressione sul socket per rovinare dei pezzi. Esatto. Come la mettiamo la pasta? Correnti di pensiero. Allora, partendo dal fatto che non cambia un cazzo. Esatto, partiamo dal fatto che ci sono tipo tre o quattro metodi diversi e non cambia assolutamente. Non cambia assolutamente nulla tra... Cioè, in nessun modo in cui voi la andiate a applicare, escludendo il caso in cui andiate a metterne troppa poca, sì, o troppa tanta. Ma comunque da tappo. In realtà no. Hanno fatto delle prove, non va a influire. Esce, va a sporcare tutto, però non... Però se è metallizzata fa... Se è metallizzata, ovviamente può andare... Fa contatto, non è questo il caso. Se è metallizzata e va a fare contatto, ovviamente va a distruggere tutto, esplode e prende fuoco. Numero uno è il caccolotto gigante in mezzo che verrà poi spalmato dal water block una volta appoggiato, che è l'opzione... Chiamasi anche chicco di riso, caccolotto è più divertente. Okay. Chicco di riso, sì, spalmato comunque in mezzo proprio a caso, che è probabilmente quella che... cioè che utilizzano la maggior parte delle persone. Perché la meno sbatti, boom, è la più rapida, esatto. In più si va a espandere in modo omogeneo tramite la pressione del water block o del dissipatore stesso. In molti
Nel secondo caso anche la spalmano tramite qualche carta, cioè applicano il chicco di riso in centro, dopodiché la spalmano con le classiche tessere o piuttosto che altro. Non mi piace neanche un po' questa tecnica a me. Che era una cosa che noi facevamo tempo fa, adesso per sveltire la cosa utilizziamo molto più spesso il chicco di riso. Oppure c'è chi la fa la croce. La croce, tutto, esatto. E tutto allora, intorno. Io personalmente per questo tipo di configurazione consiglio il chicco di riso. Più che altro perché la copertura del processore è parecchio piccola. Se andiamo a montare un processore con socket 2011, ad esempio, che ha un'area molto più grande, lì consiglio di fare la X o una linea. Più che altro perché andando a mettere troppa pasta termica al centro si rischia che non vada distribuita in modo omogeneo, mentre facendo una X si riesce a farla distribuire meglio. Visto che ne abbiamo parlato tanto, io direi farla mettere a Davide la pasta termica. Un caccolottino. Adesso inizierà a spremere così, tipo, sono 4 grammi di pasta termica. Ci sei col dettaglio? Boom. Buono, buono, buono. Non abbiamo detto una cosa, prima di andare a mettere il water block abbiamo deciso di andare ad installare direttamente i fittings per il nostro loop, che ci serviranno poi per andare a montare i tubi del dissipatore a liquido. Questi sono degli adattatori, diciamo, per poter collegare il tubo del nostro loop ad ovviamente i vari supporti. Può essere il water block del processore, può essere il water block della scheda video, può essere il radiatore. Sono tutti identici. Abbiamo deciso di utilizzare dei tubi flessibili per questa configurazione. Ci basterà andare ad avvitare questi fittings direttamente sul processore. Anche qui vi consiglio di non utilizzare pinze, non utilizzare strumenti che vanno a stringere troppo, di utilizzare la pressione che riuscite a fare con le mani senza farne troppa. Visto che voi non so se avete mai montato un impianto a liquido. No, in questo caso no, lo ammetto. Aspetta, guardiamo. Inoltre vi faccio notare una cosa, vediamo se riesco a farvelo vedere nel dettaglio. Questi fittings sono già dotati di guarnizione, quindi non dobbiamo fargli praticamente nulla. Questa parte invece va rimossa, va fatto passare il tubo e poi va ricollegato. Questo tipo di fittings non ha bisogno di una guarnizione da questo lato perché va tramite pressione, visto che il tubo è di gomma. Mentre per i tubi rigidi serve una guarnizione anche da questo lato e l'attacco non è lo stesso. Basta avvitarlo come se non ci fosse un domani. Non ci sono tantissime cose. C'è già la guarnizione. C'è già la guarnizione, sì. Non serve stringere più di tanto. No. Vogliamo evitare ovviamente che vada a perdere, però vogliamo anche che non sia troppo, non abbia troppa pressione su di esso. La plastichina di copertura andremo a rimuoverla a build finita, quindi direi di togliere la plastica sotto e andiamo ad applicare il water block. Wow, quanto è lucido questo water block. Prendiamo di nuovo la scheda madre e andiamo ad appoggiarlo. Ok, questo è un momento veramente godurioso. Esatto. Per fissarli anche qui non dobbiamo fare più di tanto, ci basterà andare a avvitare queste, diciamo, non so neanche come definirle, coperture per le viti. Bulloni. In realtà, come potete vedere, vanno strette a mano. Vi consiglio di stringerle ad X per, diciamo, distribuire la pressione in modo omogeneo. Il water block è montato. Direi di proseguire con un veloce unboxing per quanto riguarda il Predator. Non c'è molto da dire, diciamo, in realtà, perché in realtà è un SSD NVMe, 1400 in lettura e 600 in scrittura. 1600 mega si vedono quando si va, ad esempio, a editare dei file molto pesanti. Ad esempio, per questa serie di video abbiamo registrato i primi 3. Siamo già a più di 100 GB di file. È finito! È piccolissimo! Tutta questa scatola per questo. Ci serve un piccolo cacciavitino. Questo potrebbe andare bene, credo. Dobbiamo semplicemente andare a togliere questa vite, andare ad inserire l'SSD NVMe. Ci basterà ovviamente metterlo nel verso corretto. Fare il contatto.
inserire, abbassare e poi ristringere la vite. Molto veloce, indolore, e il nostro SSD è montato. Abbiamo montato il water block, vi abbiamo fatto vedere come applicare la pasta termica, abbiamo montato i fittings per il radiatore, per ovviamente poi andare a montare l'impianto a liquido. Alla fine è uscito anche un video interessante. Esatto, andiamo nella parte veramente clou di questo montaggio. Nei prossimi video andiamo a toccare le parti un po' più complicate, ma sicuramente più interessanti. Esatto, vi consiglio di non perdervi appunto l'episodio. Dove andremo a far cosa? Cosa andremo a fare di interessante? Cominciamo con l'impianto a liquido. Non è vero, andiamo ad aprire le 1080. Quindi molto molto interessante. Ovviamente in descrizione trovate tutti i vari link dei social, del loro canale se non doveste essere iscritti. E se non siete iscritti al canale di Blink, iscrivetevi. Esatto. Esatto. Ad aprire le schede video.